No, anche perché basta con questa storia della TV, ragazzi, perché poi dire che non si va in TV... Ora, da quello che è successo ieri... No, guardate, ecco, diamo un, di, siamo, diamo un segnale di amicizia a Giuseppe Conte. No, fermi, no, 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 non fatemi così. Ci sono dei momenti in cui anche le persone che non ci stanno simpatiche hanno bisogno dell'umana solidarietà. Io ho visto quell'uomo ieri in una condizione che mi ha veramente fatto male al cuore. Intanto c'è Di Maio che tutti i giorni cerca di fargli le scarpe, come hai detto. E già farsi fare le scarpe a Di Maio, la roba. Cioè. Buoni. Ieri Conte è andato e ha detto che lui non parteciperà più alle trasmissioni televisive della Rai. A parte il fatto che oggi c'era un sacco di gente dei 5 Stelle in tv alla Rai, ma questo è secondario. Ma l'elemento importante è che va capito Conte. Cioè Conte era uno. Che era abituato a dare la linea al TG1, ma non dare la linea al TG1 dicendo passo la linea al TG1. Gli mandavano le immagini, Casalino le preparava con tanto affetto e tanta cura e tanto amore. Era un lavoro, un sistema oliato, ben consolidato. Gli hanno tolto. E non si fa così, tutto sommato ci rimane male. Allora io vorrei che dal palco della Leopolda, anziché fare polemiche, arrivasse una parola di. Amicizia verso Conte, anzi, fatemi lanciare un appello al direttore generale de... all'amministratore delegato da Rai Fuortes. dai, non si fa così. Gli avete tolto Rai 1, date almeno Rai Gulp a Giuseppe Conte, dategli almeno Rai Gulp.